nuovo video. Oggi un nuovo tipo. Vi faccio vedere i prodotti che abbiamo finito a gennaio e vi dico quello che ne pensiamo. Allora, iniziamo subito da questo erbaccione reggiano che abbiamo preso all'Eurospin e già Giano mi fa ridere. E niente, io non l'ho assaggiato perché appunto sono a dieta. Però i bambini hanno detto che sono buonissimi. Sì, che vai! Che è buonissimo, che sono buonissimi, cosa mi fai dire? Cosa vuoi da me? Poi, sempre dell'Eurospin, è praticamente tutto dell'Eurospin comunque. Che strano. Cereali quinoa, è veramente buono, non è la prima volta che lo prendiamo, lo prendo perché è senza glutine. Sì, ok, a poco, sì. E niente, ci piace molto. Sì, che buono. Poi, cosa vi faccio vedere? Ah, Questo però... riso che ho trovato all'Eurospin, io non sapevo che ci fosse, lo andavo a prendere al Conad, ma adesso che so che c'è l'Eurospin diventerà il nostro preferito in assoluto, proprio perché cuoce in 8 minuti e quando si è un po' di fretta è spettacolare. Bello. Poi ho preso questi qui, i Cisery, 8 bocconcini di formaggio. Io non ne ho assaggiato un pezzettino piccolissimo. Ma però li hanno mangiati loro, sono buoni, niente di stratosferico, però comunque sono buoni. Si lasciano mangiare, insomma. Il tonno naturale che ormai è diventato il nostro in ogni spesa, quello all'olio non lo prendo più. Perché Oh, il tonno. se no ingrassiamo Fa cagare al confronto. Ma perché tu non lo condisci? Nella pasta non si sente che è al naturale. Quello di allora che ti dico farebbe differenza, fidati. Anche quando poi il colesterolo ti arriva a 10 miliardi fa la differenza. Probabilmente. Ho fatto un po' con i guys. Con i guys. Poi questi panzerottini, Ah, pomodoro e mozzarella, sono veramente buoni, però secondo me sono pieni di olio. Pieni. oh. Perché noi li abbiamo fatti. Dove li abbiamo fatti? In padella? Sì. Ah, è per quello che erano pieni di olio. Se li avessimo fatti. La prossima. Ho il microonde. Non li abbiamo fatti i microonde, i panzerottini. Ah, non è vero, non sono. Gli altri li abbiamo fatti in padella. Tipo quando c'è in padella, quelli le uova ascolane, le Sì, cose ascolane. lì. Ma quelli lì non li Le abbiamo uova, finiti poi a febbraio, le ancora non li uova, facciamo vedere. la uova. Comunque vabbè, non, mi sembra che li abbiamo fatti al microonde. Comunque a me erano buoni. Il ripieno buonissimo. Senti, cosa c'è? Però secondo me, non so, c'era qualcosa nell'impasto che non mi convinceva tanto. Buoni comunque, ma si fa presto a farli anche a casa senza contare. Poi questa focaccia Che farcita, prosciutto e buona, che buona. formaggio. Giorgia, se ti sentite, dice che è buona. L'hanno mangiata loro, io non l'ho assaggiata. Buonissima. Anche questa qui, magari anche per loro, quando fanno così il pranzo al sacco, in pochissimo tempo è pronta e se la possono portare via e con un po' di verdure a parte hanno un pranzo Mamma, devi guardare completo. qua, se no sembra che guardi di là, devi guardare qua. Ah, scusa. Poi, ah sì, buonissimo questo pan bauletto. Devo guardare te in pratica. Se guardi quella lì, sembra che guardi di là. Allora che fai? Non ti ho fatto toccare lì. Pan bauletto, 8 cereali e soia, è buonissimo, piace anche al bambino. Che buono, il Ai bambini bambino. è molto buono anche tostato. C'è Pia che mi guarda e dice: ma questa pazza. Poi, vabbè, queste Spinaci. bietoline porzionate sono buonissime. Spinaci, sono i spinaci, dei È panni scritta italiani. bietolina. Dei panni italiani, se non capisco. Questa invece è del Bennett, buonissima questa polenta, la prendo Po' sempre. veloce. È perché è senza glutine, ovviamente. Volendo, po' Poi, veloce. sempre dell'Eurospin, invece vi faccio Burger di vedere soia. questi burger di soia, sempre
sono buonissimi, hanno anche dei buoni valori, diciamo, e quindi per me sono promossi, non li mangio sempre, ma comunque. Perché tu promuovi e bocci il cibo. Sì. Sto scuola. Poi questi bocconcini, provola e bacon. No. Anche questi. Ah, no. Questi qui non, io non li ho assaggiati, o sì, forse uno sì. Perché ce n'era uno in più e allora l'avevo assaggiato. Non sono male, eh. Ma nulla di che. Erano abbastanza buoni. Le brioche. Poi. Cereali. Poi questi muesli croccanti al cioccolato fondente e nocciole. A Giorgia non piacevano, agli altri sì. Infatti perché c'erano le nocciole. Due secondi e io manco li ho assaggiati. C'erano le nocciole, che schifo. Poi, vediamo un po'. Sempre dell'Eurospin, il latte intero, questo qui è quello fresco, buono, latte. Mamma? Al Bennett abbiamo preso questo riso pilaf e per pilaf e insalate, ribe, buono. Cioè, non vedo tutta questa differenza dei risi, ma comunque, vabbè. Poi... All'Eurospin ho preso questi burger di verdura. No, si è storto. Si è storto. Poi le cotolette di soia. Queste e qui niente, invece, anche queste qui in realtà, ho notato che hanno moltissimi carboidrati dentro. Però queste non sono niente male. Da prendere così ogni tanto, magari, per cambiare. Ma ciao, se mi ha visto male a sapere. Poi ho provato anche a questi burger di verdura, vi dico, fatti vedere. Qui c'è la pasta frolla, quella del Bennett, che avete visto sicuramente. Non ho trovato la spesa, sì. Ho fatto la crostata. No. L'ho mangiata. Sì. E era buona, non era male per essere una pasta frolla. Per essere una pasta frolla già pronta. Comunque sicuramente è meglio quella che si fa in casa. Quanto roba c'è? Una cosa di Mary Poppins. Sì. Poi sempre dell'Eurospin, questi burgeroni di prosciutto cotto e mozzarella. I bambini piacciono tantissimo. Li prendo perché sono senza glutine, però non troppo spesso perché sono un po' pasticciati. Perché? Sicuramente è meglio quella che si fa in casa. Quanto roba c'è? La mossa di Mary Poppins. Sì. Poi sempre dell'Eurospin, questi burgeroni di prosciutto cotto e mozzarella. I bambini piacciono tantissimo. Li prendo perché sono senza glutine, però non troppo spesso perché sono un po' pasticciati. Perché? Poi questa qui è del Bennett, la passata di pomodoro. Magari non lo mangiavo. Forse voglio tagliare. Anche questo niente. Tagliamo sti pezzi. Questo qui è il patè vegetale che avevo preso al Bennett. Se avete visto la svuota la spesa, avete visto anche voi. A Giorgia non sono piaciuti, a me questo vegetale non era dispiaciuto. Sembra papà per i gatti, ma. Però. Perché avete detto di no così tanto? Poi all'Eurospin abbiamo preso queste sottilette al cheddar, buonissime, da fare il cheeseburger, gli hamburger come al McDonald's, invece di farli là, li fate a casa. Vanno buonissime. Benissimo. Buonissime. Dai, Sabrina, passa. Vai. No, non passa. Dai. Ok. Hello! Non far cadere niente. No, veramente la borsa di Mary Poppins. Poi dal video non si vede la borsa, quindi sembra che tu tiri su così. E adesso però fate fare qualcosa. Cosa? Non hai freddo, hai detto? Sì, ho freddo. E allora vai vicino alla stufetta, 2 minuti? No. Ah, ok. Cosa stufetta? Passare. Questi cracker leggeri li prendo spesso, sono buoni, li prendo più che altro per i bambini perché, ma anche per me, comunque sono molto buoni davvero, provateli perché
sono davvero buoni, non l'hai ancora detto. Nel caso non avessi capito, sono buoniti. E poi questi nuggets di soia li ho presi intanto per provarli. Non sono male, devo dire, sono praticamente come le cotolette, però fatte a nuggets. Sono come quelli del McDonald's. Veramente? Sono buonissimi. Buonissimi. Soprattutto gli ingredienti, sono tutti gli stessi. Poi qui c'è il patè di suino, sempre quello che avevamo preso al Bennett. Anche quello pappa di gatto. Uguale. Allora non è piaciuto. Poi, sempre all'Eurospin ho provato a prendere questi tofu burger ai peperoni. Questi qui sono veramente, veramente buonissimi. Ma davvero? Solo che anche questi qua hanno tanti carboidrati e proteine. Bello. Però comunque sono buoni e sono senza glutine. Oh, senza glutine. Poi, vado a ravanare un momento. Poi. Vi faccio vedere questi burger alle melanzane con pomodori secchi, anche questi qui sono buonissimi. Ovviamente è una cosa che si può fare tranquillamente in casa senza comprarla così già fatta. Anche questi qua vanno bene se uno è di fretta, non ha tempo, magari arriva dal lavoro e deve buttare qualcosa lì così, e quindi questi qui vanno bene. Poi per Pia questa frutta grattugiata, mele e banane, la sua preferita, le piace tantissimo, sì, infatti non ce l'è più. Poi qui che si è arrotolata ci sono i tofu burger agli spinaci, anche questi qui molto buoni, il discorso comunque per questi qua è sempre lo stesso, troppi carboidrati. Poi vi faccio vedere di Food Spring la protein pasta. L'ho assaggiata, è buona, si sente che è un po' diversa, tipo quella di lenticchie, di piselli, così, però è molto buona. Qui c'è una bolletta. Ma perché anche quella lì l'abbiamo presa a fine mese? Eh? Anche quella lì l'abbiamo presa a fine mese. La bolletta. Sì. Poi qui c'è l'hamburger di tacchino e speck, sono quelli dell'Eurospin che sono... buonissimi, veramente veramente molto buoni, ve li consiglio, sono senza glutine, senza zucchero, c'è scritto qui sull'etichetta qua più o meno, cerco di farvelo vedere. Giorgia, vuoi venire un attimo? Non siamo ad attaccarlo un attimo, un secondo. Poi qua c'è sempre il patè, però questo qua è quello di pollo, anche questo qua non è piaciuto a Giorgia, ma in sostanza non erano malvagi. Sono pappa di gatto. Però, sì, sembravano un po' pappa di gatto. Vabbè, non li prenderemo mai più. Poi qui ci sono i bifidus dell'Eurospin, avena e noci. A me non sono piaciuti. Io non li ho E quindi non li riprenderò più. Ah, perché a te non sono piaciuti a dormire, quindi... Certo, li avevo presi per me. Poi, vabbè, queste qui c'è... La pan di zucchero, che è la preferita di Giorgia. Vabbè, questa cosa vi devo dire, buona. Insalata. E poi... Iniziamo... vi faccio ancora... Un'altra cosa, aspettate che non riesco a prendere. Ci sei imbucata. Qui c'è la carta dei cordon bleu di pollo e tacchino, che sono buoni i cordon bleu. Cosa vi devo dire? Sono buonissimi. Sono cordon bleu buonissimi. Poi, come detersivi, c'è solamente questa perlana che ho finito a gennaio. E, ok, e le altre cose chissà se erano a fuoco, ma non ti so. No, erano ancora. Ah, ok. E vabbè, questo qui è il mio preferito perché lava bene. Ci posso lavare tante cose perché c'è quello per i neri, quello per i bianchi. Quelli io per lo uso. Lo uso, lana, lo uso anche per i capi normali di cotone. E ha un profumo buonissimo, a parte questo qua che ha la lavanda, che è quello il profumo preferito di mia mamma, ma tutti gli altri hanno proprio un profumo buonissimo. Il perlana potrebbe diventare il mio, stai sponsorizzando la perlana, il mio detersivo unico.
ma vi farò sapere poi. Poi adesso passiamo invece alla roba senza glutine. Allora, Crisby al cioccolato e Crisby al limone. No, al limone. Ah, penso sì. E gli piacciono? Vi piacciono? Sì, dicono dalla regia. E quindi li prendo, intanto glieli prendo e sono buoni. Meno male che li hanno fatti anche senza glutine. Poi ci sono queste brioche. Queste qui sono le preferite di Gabriele. Sono le... come si chiamano? Sono Pausa le... Choc. Sì, c'è pure scritto. Ah, scusatemi. E poi qua c'è scritto l'altro nome, Pausa lì. Ah. E invece queste qua che sono carota, arancia... c'è Pausa Choc e Pausa sì. E c'è Pausa, sono... sono Pausa sì e sono buonissime. Quella lì è praticamente la vaniglia. Sì, queste qui sono buonissime, Davvero buonissime. Sì, lo so. Poi, per ultimi, vi faccio vedere questi mini muffin della Cereal, non si vede più. Della Cella. Sì, mamma. Alle nocciole e sono buonissimi. Piccoli, che vanno bene per fare degli spuntini, anche tipo da portare a scuola, più o meno. Però veramente buoni. Allora, per questo video è tutto. Vi abbiamo fatto vedere tutto quello che... cioè i nostri prodotti finiti di gennaio. Spero che questa tipologia vi piaccia, fatemela sapere nei commenti. Ricordate di iscrivervi al canale e attivate la campanellina. Ciao! Adesso io vado. Ciao! Ciao!